Abbiamo parlato della conoscenza diretta e il possesso del sommo bene che è Dio e come questo forma il gaudio dei beati, chiamati così perché godono senza interruzione. Anche se tutti in paradiso sono felici, non tutti però hanno lo stesso grado di felicità. Più meriti porta l'anima nell'eternità, più gode del possesso di Dio. Dunque, in cielo, non ha la stessa gloria il bambino morto nelle fasce e il martire che ha sparso il suo sangue per Gesù Cristo. Infatti, lo stesso Gesù, come troviamo scritto nel Vangelo di San Giovanni, capitolo 4, versetto 2, dice: «Nella casa del Padre mio ci sono molte mansioni». Questo passo evangelico dichiara che in cielo ci sono molti posti e anche molta varietà di posti. Facciamo un paragone illustrativo che può aiutarci a capire meglio. Di sera splende la luna nel cielo. Un miope la guarda e si contenta della luce lunare, senza però distinguere bene l'astro. Un altro, di buona vista, fissa la luna e gode contemplarne la luce e le cosiddette macchie lunari. Un terzo guarda al telescopio e gode più dei due precedenti perché osserva nella luna le montagne, le rocce sporgenti sui monti, i burroni, le pianure. Più aumenta la potenza visiva, più cose si scorgono e più soddisfazioni si provano. Tutti i beati vedono Dio e lo godono, ma in diversa misura. Tutti però sono felici, pienamente felici, e non sono gelosi della gioia altrui. Sono contenti della propria gloria. Facciamo ancora due esempi che possono aiutarci a capire. In una famiglia si fanno indossare gli abiti nuovi a tutti i figli. Il bambino di 5 anni è contento del suo abitino e non invidia e non desidera il vestito del fratello di 20 anni, perché non sarà. Si riempiono d'acqua. Il bicchiere più piccolo non può contenere l'acqua di quello più ampio. Tutti però restano perfettamente pieni. Ed è anche giusto che la ricompensa sia diversa per chi ha esercitato le virtù eroiche durante tutta la vita rispetto a chi si è convertito all'ultimo secolo. Preghiera del Santo Padre Francesco a Maria per il mese di maggio 2020. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci attraverso la croce alla gioia della risurrezione. Amen. Sotto la tua